ciao a tutti, ciao a tutti, siamo al top! Siamo al top! Siamo al top perché stamattina stavo sentendo la zanzara e ho venduto il mio trailer. Il trailer, quello per il kayak, l'ho messo stamattina a vendere, stasera l'ho già venduto, siamo al top! Mentre sentivo la zanzara, mi è arrivata l'email, tac, perfetto. Allora, cos'è di stasera? Quanto l'ho venduto? Allora, l'ho pagato 5,99, però c'era, mi ero dimenticato le spese di spedizione che erano tipo circa $100, quindi alla fine l'ho pagato $700. L'ho venduto a 5,50, mi sembra un prezzo etico. Non è un prezzo, non è il classico metà prezzo, però ovviamente quando si vendono le robe usate non si riesce mai a prendere la roba nuova, a meno che sia roba melata, e se è la roba melata, quello sì. Il kayak, poi appena l'ho messo stamattina, subito due del trailer e uno del kayak. Il kayak mi ha detto quanto puoi fare. Io da 1.800 gli ho detto, toh, ti faccio 1.600, però non mi ha fatto più sentire niente. Ma ciccio, è guerra, ciccio, quella lì è roba che costa, non siamo mica qui a vendere le banane. Olè. E giustizia è fatta. Che caldo, oh! Accendiamo tutto. Ho comprato un nuovo. Questo è il coso che attacco all'iPhone per tenerlo, l'attacco iPhone che si attacca qui alle prese del vento della macchina, no? Ho avuto questo per circa un anno così e lo trovo di una bellezza assoluta. Cioè, innanzitutto io non avrei mai immaginato che potevi attaccarci all'iPhone una calamita e non faceva niente, e già lì mi ha un po' sorpreso. Uè, ciccio, non stiamo mica parlando della Samsung. Samsung c'è ancora l'hard disk, quello tondo che gira, c'è ancora il floppy disk, no? Comunque, però è un po' scomodo perché innanzitutto non ti arriva tutta il caldo, il freddo, in questo caso il freddo, e poi mi hanno detto che a lungo andare, tenerlo sempre lì potrebbe creare della condensa sull'iPhone, oppure riscaldarlo in inverno. Fidelmente non mi ha fatto nessun problema, però non mi piace tenere l'iPhone qui, che poi quando lo toglio o è bollente o è strafreddo, no? Allora, l'altro giorno ho comprato da Ninja, vabbè, da tramite Ninja Deals, che è un portale che associato a Gizmodo, quindi ho fatto guadagnare i loro soldi. Ho detto non me ne frega, guarda, te li voglio proprio dare. Guarda, $1,91 la benzina, sta sempre più scendendo. Allora, tramite loro, perché potevo benissimo fare lo stronzo, ma io sono bravo, io sono strabravissimo, e comprarlo, cioè vedere come si chiamava e ricercarlo, insomma, no? Fatto sta che l'ho comprato, ho fatto il guadagno dei soldi, no? Praticamente l'ho comprato su Amazon, che è l'attacco per l'iPhone identico a questo, sempre con la calamita, questo calamita qua, però si infila nel buco del CD della macchina. Ovviamente tutti di voi avrete il CD ormai, a meno che avete la cassettina. Può essere che magari ci avete ancora la cassettina, però che ne sanno i 2000, però questo è quanto. Quindi allora l'ho preso per, si mette nel buco del CD e dovrebbe essere, e ho pensato che lì è la soluzione perfetta, bellissimo. Qua era un po' scomodo perché era troppo vicino al volante, non riuscivo a vederlo bene. Non ho ancora fatto l'unboxing e il montaggio, farò vedere, così lo potete comprare anche voi ovviamente dal mio link di Amazon, anche se non lo comprate dal mio link di Amazon lo stesso, che non so se ve l'avevo detto, sì, mi sembra che l'ho già detto, ma c'ho questi cacchio di assegni di Amazon che non riesco a cambiarli in nessun modo. Ovviamente quando andrò in Italia riuscirò probabilmente a farmi cambiare un dannato assegno di Amazon, altrimenti
gli ho fatto saluto nazista perché ho visto che aveva la faccia, occhi azzurri. Un saluto nazista che usiamo noi americani per quando ti fanno passare. Allora, ciao, ciao. Però non è che ti giri, ciao, ciao. Glielo fai così, ciao. Come avrebbe fatto Adolfo. Allora, praticamente, adesso se mi sente David Parenzo, ma è una persona proprio ignobile. Ma dove, cosa fai? Così, lui fa così. No, sei proprio miserabile, miserabile. C'ha questi termini che usa sempre. Che lui, essendo ebreo, allora c'è quel non so che in più. Ma scusa, si fa così, tipo so. E allora, ciao. I appreciate very much che mi hai fatto passare. E dico, ciao, non mi rompere. Allora, ritornando al discorso, praticamente, non me lo ricordo più, CD. Capuzzo, la CD. Ah no, avevo sti biglietti, no? Sti assegni, no? Che inizia a essere un bel gruzzo, no? Dall'inizio, ormai sarà un anno che metti banner i link di Amazon. Non ho preso ancora un soldo. Il bello è perché ci devo, secondo, teoricamente, ci devo pagare le tasse. E non li ho neanche, perché come funziona? Se te, tipo, merifisci mi dai i soldi, però io non li incasso, devo pagarci le tasse o no? Secondo me è una grey area. Secondo me, anche se non li paghi, non succede niente. Il giorno che arriva la finanza a casa, gli fai vedere, guarda che io non li ho incassati, allora, però per non creare problemi li paghi. Intanto quanto sarà di tasse? Boh, $50. Comunque, siamo andati a Miami. Tra l'altro non ho ancora parlato di Miami, perché l'avevo fatto il video, poi non l'ho messo. Fatto sta che siamo andati a Miami e siamo andati tra l'altro a piedi. Allora, senti la stronzata, perché uno quando le cose non le sa, ovviamente fa le stronzate. Avevamo la metropolitana davanti all'albergo, cioè come da qui al sedile qua, no, da qui a là, no? Metropolitana che sta praticamente, una metropolitana nel downtown di Miami, gratis. Ci puoi andare su, stare 20 giorni ed è completamente gratis. Ci si fermava davanti all'hotel e arrivava davanti esattamente lì. No, siamo andati a piedi all'andata, poi al ritorno abbiamo intuito, però abbiamo sbagliato, perché sinceramente dovete capirla come funziona, non si capiva niente. Mi ha sbagliato, ho fatto fare il giro del globo, ma io ho detto, vabbè, prendiamola a caso. Se ci fa fare il giro del globo, così vediamo qualcosa anche di Miami centro, no? E così è stato, abbiamo sbagliato, ho fatto girare il giro del globo. Però poi quando siamo ritornati, tac, davanti all'hotel. Ricordiamolo che era l'hotel Hotel Conrad, però su Airbnb veniva definito Hotel Brick, perché non volevano far sapere il nome, non ho capito. C'è proprio scritto loro, non possiamo dire il nome dell'hotel, però siamo noi, insomma, una roba del genere. Comunque siamo andati in un posto che dovevano cambiare gli assegni, cambiare l'impossibile, tutte le... Addirittura ti cambiavano i soldi in bitcoin, no? Niente, gli assegni, niente. Ma scusa, un assegno, orca puzzo, un assegno è un assegno. Sta sulle palle. Vabbè, vedremo quando avremo in Italia. A meno che da Amazon farti pagare in buoni sconto, però poi non spediscono negli Stati Uniti, che sono fregato ugualmente, vaffanculo. Così qua. Parliamo di Miami. Allora, Miami non mi è dispiaciuta tanto sto giro. Punto uno, perché avevamo l'hotel bello. Cioè, se vai e vai in un hotel di merda, allora ti dice, ma che schifo. E invece se erano andati in un hotel bello, che l'abbiamo preso tramite Airbnb, che io l'ho pagato mi pare $100 a notte. Poi quando sono andato a riguardarlo era già $200 a notte. Ma infatti quell'hotel è stralusso, no? C'aveva la piscina, niente di che, noi floridiani. Il fatto sta che è stralusso, perché nel parcheggio dove parcheggiavamo noi davanti c'aveva una Ferrari, l'altra volta c'avevamo una Lambo. A proposito di Lambo, a proposito di Ferrari, ma che palle quel videomaker YouTube Movlog. L'altro giorno c'è tra l'altro lui e la sorella, io non so cosa fanno, perché stanno sempre insieme quei due, ma lì gli arabi fanno quello che vuole, ci avrà 50 mogli, ci avrà 50 sorelle. Fatto sta che
Allora, la sorella aveva la Lambo bianca, che la guida lei, no? Lui invece, lo scemo, si è andato a comprare una Ford Mustang, forse Shelby, da 50-60 mila dollari, niente di che, insomma. Però evidentemente lui ha sempre avuto la Lambo, dopo un po' si stufa, anche le Lambo, perché chissà quanto consuma, no? Allora l'altra sera l'ho guardato e sono andati indietro a portare la Lambo per la sorella e si sono comprati una Ferrari. Non ho capito se l'ha comprata o no, però comunque la Ferrari nuova del 2017, gialla, molto bella, sì, bellina, dai! A me, io non sono mai stato un grande fan delle Ferrari, classico, testa rossa, sì, niente di che, insomma, però quella lì mi piace. Quindi ci penserò quando vinco la lotteria. Allora rimandato indietro la Lambo e si è presa la Ferrari questa qua. Poi vabbè, erano andati anche con una Bentley, c'avevano una Bentley, guidavano una Bentley, non lo so, insomma gli strasoldi. Allora è andato con questa Ferrari, ovviamente in contanti, ha dovuto andare in tre banche per prendere tutti i contanti. Però non ho capito poi la Lamborghini se gliel'hanno lasciata, mi pare come se non gliela, perché se mandi indietro una Lambo che costa 300.000 dollari, almeno te ne daranno 200, no? 150. Lui ha fatto intendere che ha pagato la Ferrari come nuova. Fatto sta che poi non ho visto più che la usava. Poi la sorella, dopo, con un'amica sono andati e hanno preso due Lamborghini viola, tutte e due, colore di merda, tra l'altro, che poi non è un colore di serie, erano più dentro un negozio, gli facevano pubblicità. Insomma, io ho guardato un po' così, ma non lo conosco troppo, mi sta anche sulle palle. Mi sta sulle palle perché è ricco ed è giovane, eh. Se mi dici, Donald Trump girava con la Lambo, chi se ne frega, insomma. Ce le hai i soldi, li ha guadagnati. Invece questo qua sarà il figlio di uno sceriffo, di uno sceriffo, di tutte e due insieme, e mi sta sulle palle. Vado da poi, c'ha queste sopracciglia troppo grosse, non mi piace. La sorella invece già mi piace di più. Vabbè, comunque, a proposito, comunque il locale era bello l'hotel, però quello che ho risparmiato tramite Airbnb l'ho speso nel parcheggio, perché entravi 30 dollari, uscivi 30 dollari, scorreggiavi 30 dollari, no, praticamente tutto, dopo 4 ore ti addebitavano in automatico 30 dollari, no? Poi una sera dovevamo uscire, l'avevamo già messo la macchina, poi siamo usciti e abbiamo speso 25, poi l'abbiamo rimessa e la mattina l'abbiamo speso 30, quindi abbiamo speso un 25 in più, no? Poi vabbè, siamo andati al baruccio, bellissimo, era al 24esimo piano, la camera era al 33, aveva, non era grande per niente, però c'aveva la cucinetta. Poi siccome Marta doveva fare i compiti di matematica, allora una sera non siamo usciti, abbiamo comprato delle pizze, le abbiamo mangiate lì, così. La prima sera abbiamo guardato il dibattito di Hillary Clinton, o Donald Trump, non me lo ricordo, ho messo la foto su Instagram, Twitter. Comunque vabbè, eravamo andati più che altro non a scopo ricreativo, più che altro che dovevamo andare all'ambasciata, al consolato italiano, che il mio passaporto era scaduto. Allora praticamente si era detto che io prossimamente dovevo venire in Italia per il Mirko e Marta Show Tour, no? Saremo in tutte le piazze, canteremo le più belle canzoni da Gigi D'Alessio a Toto Cutugno, no? Allora, il biglietto non l'ho ancora prenotato, però per puro caso Marta è andata a vedere il mio passaporto, era scaduto a febbraio. Pensa se prenotavo il biglietto avevo posto scaduto. Io assolutamente non avrei mai guardato il passaporto, penso, fino a che arrivavo all'aeroporto, che glielo davo. Ma questo è scaduto. Allora, come non è, siccome dovevamo andare a fare altre cose, l'iscrizione all'area, così, ci eravamo prenotati da gennaio per un appuntamento a luglio, e appunto a questo luglio qua, no? Allora, il sito fa schifo. Innanzitutto il sito del consolato fa schifo e io pago. Poi hanno un sistema molto burocratico con gli appuntamenti,
del tipo: noi avevamo fatto l'iscrizione per questa roba notarile, che però teoricamente andavi per solo per quello, non per il passaporto. Allora, per fare un appuntamento del passaporto non c'era ovviamente spazio fino che a novembre. Allora poi Marta ha chiamato, è riuscita a parlare con qualcuno e ha detto: è venito lo stesso. Comunque, quando siamo arrivati lì, e l'urgenza, ma qua non abbiamo il, non risulta l'appuntamento. Ma chiama, vabbè, facciamo che così, cioè proprio la cattiveria in persona. Basta, adesso io non ho più voglia di venire in Italia, mi avete fatto ritornare in Italia in mezz'ora con la personcina saccente. Allora, cioè, che poi non è che era una cosa di niente, era un foglio tutto compilato, i soldi, lei per darmi il passaporto, cioè l'unica cosa che mi ha veramente stupito è che me l'hanno dato in mano dopo 10 minuti. Lei per farmi il passaporto nuovo, che doveva essere rinnovato, ma non è che mi ha messo un timbro sopra e ciao, no, nuovo, 10 minuti. Poi c'è un casino di gente, poi io non capisco. Uno dice: consolato di Miami, saranno tutti italiani. No, entri tutti stranieri. Ma io dico: ma che cavolo ci fate? Ritornate nel vostro paese, Rom. No, perché ci sono moltissime persone che hanno una, che sono una discendenza magari italiana, però sono latinoamericani, tipo molti argentini. In Argentina è pieno di italiani. Fatto sta che noi siamo arrivati e ha detto: oh, che puzza, abbiamo sbagliato consolato. Sarà il consolato di Machu Picchu, non lo so. C'era uno con il lama. E voi direte: ma Machu Picchu adesso... Vabbè, io ho detto dei paesi a caso, Machu Picchu è da quelle parti lì dove ci sono i lama. No, però so che adesso volete mettere in discussione che il Perù, il Machu Picchu non sta in Perù. Insomma, da quelle parti, se ho sbagliato, da quelle parti lì. Fatto sta che... E invece no, erano tutti per l'ambasciata italiana, no? Comunque, fatto sta che poi praticamente Marta era la detta di tutto, no? Perché io ho detto: fai te, che io ste cose non capisco, no? Però poi ci hanno separato, e questa che mi diceva: allora le foto del passaporto, allora il foglio, ma perché? Cos'è l'urgenza? E Marta invece che si faceva la sua iscrizione all'Hiler di là, e questa qui che continuava a parlare bla bla bla, e io assolutamente non smettevo. Allora, stai visto che gli devo chiedere le foto? No, lei, allora la scrizione di dove sei, di residente, sì, ma sei residente qui, sei residente là. Allora, non vedi che sto chiedendo le foto, che non c'ho i fogli? Allora mi hanno proprio così un po' infastidito, e basta, non ci torno più, basta. Allora, praticamente questo è stato il primo giorno, il venerdì. Poi dopo siamo andati a mangiare in un ristorante argentino. Siamo andati a mangiare al baruccio dell'hotel, che ho detto era al 24° piano, aveva la vista molto bella. Poi siamo andati, volevamo andare a vedere Hillary Clinton, che quel giorno lì era. Ci siamo registrati, come ci siamo registrati per domani sera Donald Trump. Ma Donald Trump potrei fare uno sforzo, non perché lo voto, mi piace, voglio vederlo dal vivo, voglio la maglietta autografata. Mi fai l'autografo sul cappellino, perché è un personaggio più, diciamo, stupido, però un po' più d'elite, no, come si può dire, un po' più VIP di Hillary Clinton, che se ne frega una vecchia. Come se devi scegliere tra Raffaella Carrà e Berlusconi. Sicuramente te sei un bimbo minchia comunista, Berlusconi ti fa schifo, ma tra Raffaella Carrà e Berlusconi, chi con un biglietto gratis, chi vai a vedere? Io vado a vedere Berlusconi, no? Cioè, vuoi mettere? Allora, questo è quando, però non so se andiamo, perché che ormai il biglietto ce l'abbiamo, ma gli danno tutti i biglietti, quindi probabilmente ci sarà un casino di gente. Aprono i cancelli alle 4, lui parla alle 7,
ciò vuol dire che se non vai alle 4, probabilmente se arrivi alle 7 come pensavamo noi, sarà tutto esaurito e ciao. Però no, ma magari c'è qualcosa, qualche cartellone, qualcosa, qualche cappellino da prendere, Make America Great Again, che subito me lo metto quando vado in palestra, così tutti dicono c'hai da ridere te, tutto picchiato. Allora niente, poi altre cose che abbiamo fatto a Miami, volevo andare in spiaggia, siamo andati in spiaggia, il classico giro, però non ho fatto il bagno, volevo fare il bagno, avevamo anche la piscina, ho fatto una volta il bagno in piscina, ma niente di che, eravamo molto impegnati. Siamo andati al centro commerciale, a un outlet, ho comprato il cappellino della Lacoste, ormai la mia marca è solo Lacoste. Lacoste, quanta sei bella! Che poi l'altro giorno qui a Jacksonville siamo andati in un coso per comprare roba da bagno, ancora perché siamo ancora a prendere accessori per bagno, e c'erano gli asciugamani della Lacoste, comprati tutti! Quanto sono belli! Che poi quel negozio lì, Home's Good si chiama, praticamente sono, non so come funziona, dove trovano la roba, comunque trovano delle cose che sono di marca però costano poco. Infatti Lacoste, vai nel negozio loro a comprare gli asciugamani, vedi quanto spendi. Lì li abbiamo comprati. Adesso tu mi dirai, sarà una cinesata. No, non è una cinesata, robe ufficiali. C'hanno molto Ralph Lauren, ma Ralph Lauren, come ho detto, a me non piace. Cioè, magari una volta mi piaceva, però è troppo che ce l'hanno tutti Ralph Lauren, dai, non mi piace. Poi Ralph Lauren è proprio le bassezze, fa tutto praticamente, è un po' una marca che praticamente fa tutto, no? Tipo puoi trovare le forchette di Ralph Lauren, i bicchieri di Ralph Lauren, i piatti di Ralph Lauren, ma che se ne frega, io voglio il vestito e basta, invece è troppo commerciale. Ah, invece le candele di Ralph Lauren, ma chi se ne frega? E invece la Lacoste è molto più persone ricche coi soldi. Olè, io sono ricco coi soldi, di brutto, eh. È molto ricco, no, diciamo che sono... Non voglio fare tipo il ricco che fa tutto di marca. Infatti, come potete vedere, questa maglietta, vabbè, maglietta Chaps. Chaps sarebbe una sottomarca della Tommy Hilfiger, mi sembra. Però l'avevo comprata a BJ. Sti pantaloni non so che cosa sono, non me ne frega, no? Però se devo scegliere una marca sarà Lacoste e basta. Perché io mi ricordo quando ero piccolo, avevo visto Lacoste e stava vicino a casa mia. Secondariamente la costa c'è il coccodrillo come noi della Florida, e quindi va bene la costa. Allora ho comprato il cappellino, $40, molto bello. Adesso ho le ciabatte già masticate da Pepita, il cappellino ancora integro, gli asciugamani, poi al prossimo stipendio mi voglio comprare una maglietta e le mutande e basta. Le scarpe ci vorrà la tredicesima, perché le scarpe $120, una scarpa di merda. I pantaloni costano troppo. Beh, anche le magliette, le polo costano troppo. Se non trovi l'offertona, cioè $80 una polo, ma che se la mettono nel culo? Io, sai, con Ralph Lauren quanto me ne prendo? 50 almeno. Olè, giustizia è fatta. Che si mettono nel culo una polo bianca, così la fate marrone e è a posto. Avete la gamma dei colori. Olè. Stasera com'è il programma? Dobbiamo andare in palestra? E c'ho molta voglia. Io direi il mio programma. Ma guarda qua, un altro incidente. L'altro giorno sono arrivato qui e c'era un incidente. Un'altra volta, un mese fa, sono arrivato qui e c'era un incidente, ma era tutto bloccato. Vado. Il giro, il peripleo di tutta la città. Questo non è un incrocio, è un infrocio. Che film è? E guarda lì adesso, è pieno di macchine in coda. Non capisco qua cosa ci trovano a fare l'incidente qua proprio davanti a casa mia. Ma fatelo laggiù che non ci devo passare.
Fatto sta che il mio programma della palestra è lunedì, mercoledì e giovedì corsa, martedì, venerdì, mercoledì, giovedì, cioè un giorno sì, un giorno no. Allora, lunedì, mercoledì è corsa, gli altri giorni ellittico. Per il top è al top, siamo al top, al top, al top. Perché, non lo so, questo è quello che mi ero prefissato ieri, però ho già cambiato idea. Sono indeciso tra Fallout e palestra. Che Fallout poi dopo aver cercato tutte le cose impossibili nel gioco, ho deciso di comprare il DLC Far Harbor. Quindi l'ho iniziato. Ho iniziato da poco, sono abbastanza indietro. C'è tutta l'isola da esplorare, quanto è bello. Oh bello, quanto è bello. Quanto è bello, quanto è bello. 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 Allora, questo è tutto. Ci vediamo la prossima volta. Ciao.